Ecco, bravo, bravo, Sorro. Che è successo? Ti hanno deluso in società? Che è successo? Vieni qua, la società non esiste qui. Allora, Cipro, io alla tua ragazza, vedendo come si veste, non potrò fare a meno di guardarla in mezzo al petto. Però, una volta che ho visto, riuscirò a tenere il contatto visivo. Ti dimostrerò come riuscirò per tutto il tempo. Però, bro, giustamente, se tu stai scollato, non... è difficile che non cada l'occhio. Quindi io lo guarderò proprio straight up. Cioè, tipo, piacere. Deido. Tolto il coso e... Sto bene, poi riesco, tranquillamente. Però una volta guardo, cioè non posso farne a meno. È più forte di me. E poi fine. Cioè, nel senso, poi riesco a tenere il contatto visivo tranquillamente. Penso sarebbe peggio Roberta. Penso che Roberta guarderebbe molto. Roberta è proprio incredibile. Riesce. Roberta mi guarderebbe e farebbe. E lo fa davanti a tutti. Cioè, lei non, è proprio inappropriata in contesti sociali liberi. Cioè, non nasconde niente. Cioè, tipo, guarda le persone, fa le facce, fa le smorfie. È completamente. Cioè, tipo. Quindi sì. Sono deluso da quando ho 18 anni, Broski. Ma no. Ma no, Sorro, dai. Ti sei scamato? No, l'ho visto, l'ho visto. Di rapportarsi con un personaggio di LOL, quale sceglieresti in base al fisico e quale in base al carattere? Sona fisico. Carattere Qiyana. Normal amount of damage da parte di Gwyn. Non capisci un cazzo, Dedo, vabbè. Che cazzo vuoi, bro? Anche Morgana, volendo fisico. Morgana merita, eh. Facciamo la build Shurelia Cho'Gath. E lei non ha TP adesso, però. Cho'Gath full AP, brother. MF fisico, Gragas carattere. No, ma Evelynn non mi... Cioè, fisico ci sta, ma boh, Evelynn è troppo... Non lo so. Non mi piacciono le cose troppo belle, nel senso di... Che rispettano troppo i canoni... di bellezza standard, non so come dire. Cioè, mi piace qualcosa di più unusual, ecco. Dai. Ah, perché sei andata di qua, mannaggia te. Non mi piacciono le cose così, cioè preferisco cose meno comuni, eh. Cioè, tipo meno... Sì.
Vabbè, il fisico di Sona non è negli standard incredibili. Cioè, non è come se ti dicessi Ari, Evelyn. Vale meno, cioè, non so come dirlo. Sona non piace a tutti. Evelyn praticamente sì. No. Stiamo parlando di Tetta, voglio sapere. Sì, stavamo parlando di Tetta. Gliele mando, mandagliele. Ma chi è quella tipa, Cipro? Non te l'ho mai non te l'ho chiesto. L'amica di Mel? Che perfect play, mamma mia. E mi chiudo anche Shurelia, bro, incredibile. Se non ha molto wave clear, mi chiudo anche scarpette così. Vi faccio vedere la Cho'Gath build definitiva, ragazzi. Una a caso, vista nelle storie di una. Ah, ok. Andiamo. Contro chi giocate questa sera? Non ne ho idea. Prende si avvicina per farmare Q. Il GOAT. Il GOAT. Ho tirato una bella Q. Che palle però, bro. C'ho sempre il party topside. Che palle, bro. C'ho sempre il party topside in qualche modo. Mi triggera sta roba di avere sempre qualcuno top a rompere il cazzo. Mica Zyra mi sembra fortissima jungle lately. Zyra è venuta top in maniera smart, bro. Cioè ha farmato, si è trovata top due volte e ha gankato perché era free. Cioè era divabile Gwyn e l'ha gankata, non è? È il minimo. Cioè si stava proprio pattando top con Queen qua sotto davanti senza vision. È venuta top, non è che sta sittando top. Ecco, ha skippato tipo un'intera midwave per fare sta roba.
Faccio l'ultima. Vengo io mid, vengo io mid. C'è Lilia. C'è Lilia, ma a me bastava uccidere il succhiapalle bastardo di Ekko qua. Mi bastava letteralmente quello. Volevo solo uccidere, ecco. Andiamo Lich Pain e dopo andiamo altra movement speed. Tipo Storm Surge, Proto Belt. Tutte robe del genere. Proto Belt è la movement speed ora? Movement. Ah no, dà solo il dash. Okay. Metto pressure subito. Bro, Victor non sta facendo niente. Rating. Ok. Oh, si è mosso Victor. La mia botlane è Faker pure. Skin da feroce, è vero, mamma mia. Siamo 70, l'abbiamo doppiata in CS sta queen praticamente. Non ho visto. Sono morto. E dai, che palle, però, bro. Che palle, bro. Adesso Storm Surge. Poi se togliamo AP, cos'altro possiamo andare qua? Nice, Zyra. Vabbè, va bene, full movement speed Cho'Gath faremo, sti cazzi. Vai. Storm Surge, Proto Belt e tutto il resto adesso. Vedere AP. I can go bot. Posso mangiare il Drake. Cipro da Kama urla possentemente: se potessi scegliere, di che altra nazionalità ti piacerebbe essere? E perché proprio N? Qualche paese scandinavo. Literally qualsiasi. Danimarca, Svezia. Sta in fissa, eh? Con cosa? Ah,
È broken nascere in uno di quei posti. Cioè, proprio un altro. Cioè, nascere là. Quei paesi scandinavi. No, ma non ci andrei a vivere. Nel senso, non mi fanno impazzire. Però ci sono stato e ho visto che nascerci è broken. Cioè, nascere in uno di quei paesi è broken. Scegliere uno di quelli, to be honest. Perché voi dove vivreste? Dove vivreste? Bro, Turbo Chogat. Beh, la scioglio, grazie mille. Anche nascere in Italia è broken. Not really. Cioè, ci è andata bene nascere in Italia, ma avrei scelto sempre un paese scandinavo. Bene. O in Svizzera. Sarei voluto nascere o in Svizzera o in un paese scandinavo. Però il Turbo Chogat qua spinge come un diavolo, come un demone. Il Turbo Chogat spinge come un demone. Vuoi mettere la focaccia, GG. In Giappone, nascere in Giappone, bro. La tragedia più grande di sempre. Nascere in Giappone è la tragedia più grande di sempre. Ci sei stato, non so cosa aspettarmi. Copenaghen no, ma secondo me andrà benissimo. Se ti piacerà. So che è bella. Anche però che nascere. Vabbè, io l'inglese lo parlo già bene e sono nato in Italia. Oltretutto. Bro, you just can't run from me. Sono Turbo Chogat. I am speed. What? Perché ha tirato l'acqua così, ma? Andiamo a Mejai. Bro, sono velocissimo. Comunque, nei paesi scandinavi lo impari bene l'inglese. Lo parlano tutti perfettamente l'inglese. By the way. Comunque, più che decidi dove nascere, chiederei due cose. Non in America del Sud. E non in Asia. Scusami, questo. Mecus sottolineatura 7 urla possibile. Però era wardato. Dio merda. Ma poi quell'autoattacco che mi ha tirato Alistar da dietro a 2 km. Ah, no.
Sì, non in Asia, non niente del genere. Grazie, Nick. Grazie, signor Nico. Bella dei do. Grazie per i 3 mesi, brother. Mua. Bro, ti becchi l'Africa. Sì, no, scusa, no Africa, no, no niente del genere. Nah, comunque, secondo me nascere in Europa è actually really crazy. Cioè, sono contento di essere nato in Europa, dubbio onesto. What's going on here? What is that damage exactly, brother? Challenge of the Night. Era già arrivata qua, bro. Sti boots più Nash Rico è arrivata. Cioè, l'ho vista beccare al tempo che mi sono mosso. Era già qua a 4000 km/h. Porco dio. Che tilt. Qua il game inizia a diventare un attimo più difficile. Non capisco che stiamo facendo. Tipo con Victor. Che detesto questo game, questo Victor. Oddio, ma Ashu è un mio ex teammate. Questo qua lo conosco. Lo conosco, Ashu. Why are we so scared, man? Siamo Zyra, Victor e loro vanno tutti in. Non so perché non riusciamo a giocare sto game. Like, bro, wake the fuck up. Ma stiamo giocando il game. Si prende tutti i meriti Victor. Io faccio i miracoli. Oh, ma gli altri. Naggia Dio, che fatica. Oh, sto a fare i miracoli sto game. Sto a fare letteralmente i miracoli. Il mio amico si ricordava di te, ti ringrazia dei complimenti. Oh, godo, godo. Minchia, mi ha conosciuto 2 giorni fa. Nascere in Russia. Senti, non necessariamente ti va malissimo. Come in Africa o in India o... Cosa mi piace di più tra anche in Africa ti può andare bene in realtà, però dipende da quale parte. Allora, se nasci in India ti va sempre male. Vabbè, se nascevo in Russia potevo conoscere Maybe Baby, quindi va bene, dai. Va bene, dai. Questa roba su Queen mi rompe veramente i coglioni. Io non la posso matchare, ma il mio team mi sta costringendo ad essere in posti in cui non voglio. Soprattutto Victor. Ma in che famiglia nasce, il resto è relativo. Effettivamente nascere in una famiglia ricca in Italia sarebbe il top. Sì. Vorrei nascere in una...
in una famiglia ricca italiana, poggers. Vero, vero, vero. Tipo quelle famiglie col papà avvocato, la mamma architetto, che hanno i negozi. Che se hai fame ti comprano il cibo. Madonna, Zyra è, ragazzi, è disgustosa. Ma cosa erano quei danni di Zyra? A parte che anche i miei sono assurdi, ma quei danni di Zyra erano allucinanti. Fortissima Zyra. Famiglia ricca, ma anche parecchio benestante, è una hit in Italia. Minchia, tutta la vita. Cioè, spettacolo, spettacolo vero. Arriva Queen, Protobelt, così rimuovo anche il coso a Queen. Siamo full build, ragazzi. Turbo Cho'Gath build. E ci sei proprio al mio. Dopo leggo, dopo leggo. Bro. Ho missato i tasti. Big knock up. Però i flash dormi, what the fuck? Non capisco perché possa fare sta roba. Ma good outplay questa. Mi shottano tutti. Ne urla possentemente. Va bene, va bene. In Italia sarebbe essere il fidanzato feroce di Cipro, ma scroccando a distanza, in smart working. Sì, va bene tutto, ma parliamoci chiaro. Preferirei le labbra tatuate sul collo piuttosto che una camminata così feroce. Stammi lontano, George. Questo ha fatto ridere perché c'era il George di mezzo. Mi fa ridere che ti chiami George, Cipro. Mi ha fatto molto ridere. Si è impegnato tanto. Ha detto George. George è veramente divertente come parola. Sto giocando è un bulk. È in bulk, kinda, I would say. George top gang. Sì, mi fa troppo ridere George. Non
Non so dove mettermi, però dopo te dove Shurelia. Qui devo stare attenzione. Io aspetto qua. Io pusho, devo stare attenzione, ma pusho. So gross. Porco Dio, qui. Ma quanto cazzo corre, Dio merda! Quanto cazzo corre! 14k di movement speed! Dio merda! Tolgo sto Mejai. Mi serve a pico. Cazzo vado, però. Nashor tutte. Hanno magic resist? Hanno magic resist, tutte e due. Vado a Nashor. Crypt Bloom però è molto forte pure. Crypt Bloom andremo. Raga, questo è imbarazzante però, che gli stiamo facendo fa sta roba. Andiamo mid. Paura di Queen bro, mi sciocca. Puoi tare la torre, Dio merda? O hai un danno cerebrale permanente, irrimediabile? Vado per il danno permanente, irrimediabile. Vada per il danno permanente, irremediabile. Non gliela fa. Ha fatto dashin e ha camminato 4 secondi cercando di colpire Queen a 12.000 di movement speed piuttosto che tra la torre. Congratulazioni. Non ho preso con niente però. Dai, no, this is unreal, però. Cioè, se morivo qua mi spaccavo il cranio sul monitor. Non l'ho presa con niente, assurdo.
Qui c'ha pure X-Drinker. Banshee, Mercs. Non vedo Queen, potrebbe essere qua. Non ci credo. Ah, che tilt sta game, man. Che tilt. Beviamo la sborra. Con 5k HP ti fa la warmo che non recali più. Sì, ma non faccio più danni, poi. Forse le Swifties sono actually inutili, però. No, I mean, senza queste perdo tutto. Che stress sta partita, madonna, sì. Sono molto mad con tutti i miei teammates tranne Zyra, to be honest, sto game. È stato un dispiacere giocare con ognuno di loro. Anzi, ho giocato insieme a una bella persona, ma odiavo il suo playstyle e tuttora non è cambiato niente. Anzi, non carry a un game di un merda. Comunica bene, parla, è bravo, è un bravo guaglione, ma a me servono quelli che sparano e stanno zitti, to be honest. Dio sottolineatura e di urla possentemente vendi Shure e Boots e prendi Rabadon Sorcerer. Da Turbo Choanukcho. Aju contro Echo. Non lo so. Nice. Io sto giocando molto bene, ragazzi, to be honest. Io sto giocando molto molto bene, ragazzi. Vado Rabadon qua. $990 di AP. Questi qua bastano. Bro, save these minions. Vai, itta. Ok.
Vai, su. Devo fare tutto io qua. Nice. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Qua, per quanto mi riguarda, MVP meritato. MVP meritato. Honor Zyra, mi è piaciuto giocare con lei. È stato un piacere, veramente. Honor questa Zyra. 44k damage con cringe Cho'Gath, ci sta. Ci siamo divertiti. Un po' stressante, ma va bene così. Sì, era vinto 10 minuti fa, però, Starnutino. Starnutinos. Allora, vediamo il messaggio di Cipro. Vai, manda. Intanto andiamo su Darkest Dungeon, raga. Darkest Dungeon. Sì. Mi piace, mi piace.